vorace, vorace, però anche timido e discreto, sapeva essere discreto, sapeva essere, come dire, aveva quei momenti di melanconia, un malincomico, non lo so, un aggettivo per mio padre, ma cioè, tu hai presente mio padre che era, cioè, un aggettivo solo non gli basta, mi dispiace. E una carriera così brillante, un uomo così forte, è stato per lei come padre uno svantaggio o un vantaggio? Beh, è stato un vantaggio enorme perché mi ha insegnato tanto, pur non essendo un maestro. Era un maestro con la M minuscola, cioè era un maestro suo malgrado, era un maestro perché faceva, e quando faceva automaticamente tu eri pizzico curioso, guardavi e imparavi, però non è che ti diceva, ecco guarda, questa cosa si fa così, adesso ti insegno. Lui faceva e tu rubavi, ecco, questo in cucina, ma anche come attore, come portava il lavoro a casa, sai, come quei sarti che portano gli ordini da cucire, no? Portano le pezze col gesso, Poi portava a casa, raccontava la giornata di lavoro, poi tirava una linea, poi chiedeva a uno di tagliare un pezzo di stoffa, un altro di fare l'orlo, e nel frattempo raccontava quello che doveva fare il giorno dopo, la scena, la rifaceva, studiava la memoria, raccontava la lite che aveva avuto col regista, se ci aveva ragione lui, anzi aveva ragione lui, ti raccontava il perché aveva ragione lui, insomma tu eri lì e assorbivi se avevi voglia. Se non avevi voglia, peggio per te. E il 23 marzo, proprio sì, mercoledì scorso, avrebbe compiuto 100 anni. Ci sarebbe stata una grande festa. Cosa avrebbe fatto? Ma io non so, non ero un amante dei compleanni, sinceramente. Non c'avevo questa particolare predilezione, forse perché segnavano il tempo che avanzava. Quindi no, non credo. Non sai che non ho ricordi di feste di compleanno, adesso gliene facciamo una. La volevo fare il 23, ma non sono stato bene e purtroppo mi hanno rinchiuso dentro casa per una settimanella o due. Però il 1 aprile, che è San Ugo, ne approfitto e facciamo finta. E poi c'era Franca, la moglie, che dice, ma perché dobbiamo festeggiare 100 anni? Ma perché non ne festeggiamo 80? Facciamo finta che ce n'è 80, tanto voglio dire, sicuramente gli farebbe più piacere a lui. E lei ha ereditato la passione per il cibo, la passione per la cucina? Guardi, non le rispondo, le dico solamente di fare una panoramica, lo capisce da solo. Senta, lei ha condensato in un libro, insieme ai suoi fratelli, sì, la vita di suo padre. Com'è stato? Suo padre ha sempre tenuto molto la famiglia e vi ha tenuto uniti. Com'è stato raccontare insieme ai suoi fratelli la vita di vostro padre? Mio padre ha tenuto unite le sue mogli e ex mogli. Io penso che il suo grande sogno sarebbe quello di avere un harem, di avere le sue mogli con i suoi figli, con i nuovi mariti e vivere tutti insieme. Quello sarebbe stato, cioè il convivio. Perché la cucina? La cucina è il convivio, è lo stare insieme. E quindi si stava insieme perché c'era una riunione di lavoro, allora si organizzava una cena, e oppure bisognava organizzare il torneo, allora si organizzava una cena e si parlava di quello. Quindi insomma c'era questo bisogno di stare insieme. E però le sue donne sono state molto importanti in questo, intanto perché forse perché era intelligente anche lui, o sensibile, o solo c'aveva gusto, insomma, le scelte giuste. E ha delegato a ognuna di loro l'educazione dei figli, per quello che siamo venuti, come siamo venuti. Bene o male, lo lascio agli altri decidere, ma insomma, ha delegato l'educazione dei figli alle madri. E secondo me in questo, dato che è uno che è sempre stato avanti, ma anche questa cosa qua, oggi come oggi, a ripensarci, no? Dopo il Me Too, dopo tutto quanto, dopo che lui per il Me Too avrebbero potuto arrestarlo una ventina di volte, voglio dire, è stata la persona più scorretta del mondo. Però, ecco, questo fatto di questo rispetto comunque
anche delle donne che hanno cresciuto i suoi figli, e questa libertà che ha lasciato è comunque sinonimo di un pensiero che non era così banale, ecco. Non era solo pigrizia, ecco. Era sinceramente, pensava che le donne avevano una sensibilità superiore a quella dell'uomo. Per Media TV, la terapia del sorriso può essere un antidoto al buio di questi tempi? La terapia del sorriso, sì. Non, mi dispiace chiamarla terapia, però capisco quello che vuoi dire, che c'è bisogno anche di lavorarci sopra, sì. Ecco, non è che il sorriso ti arriva così. La terapia del sorriso sono anche i comici che sono da sempre trattati come attori di serie B. È un comico, no? Così. Hanno un grande valore sociale. Hanno di più di un grande valore sociale, hanno un valore, sì, hanno un valore sociale, hanno un valore emotivo, salvifico. Una risata fa bene, ormai questo è provato anche scientificamente, però ancora oggi il comico soffre del complesso del comico, per cui passa tutta la sua carriera a dimostrare a se stesso, al critico, al pubblico, di non essere solo un comico. In realtà è anche un comico, e un comico è uno baciato da Dio. E un'altra domanda: come possiamo fondere questi due film, il sorriso e la positività, in un rapporto genitoriale? Beh, intanto scordandosi ogni tanto di essere padri e figli, perché è chiaro che è una dinamica quella parentale e filiale che porta per forza di cose allo scontro, se no non sarebbe così, cioè se no sarebbe sbagliato. Allora forse ogni tanto bisogna scordarsela. E poi ad una certa età, io lo dico sempre, si diventa coetanei dei propri genitori, e c'è un periodo in cui, come dire, lavori alla pari, e quindi lì sorridere forse è più semplice. E poi c'è un'ultima fase della vita dove tu diventi genitori di tuo padre. C'era una battuta meravigliosa di Scaccia in un film di mio padre, in un film di Elio Petri, che era La proprietà non è più un furto, e Scaccia, vedendo suo figlio morto, Flavio Bucci, lo abbraccia e gli dice: mio figlio era come un padre per me. A me questa battuta mi ha sempre colpito. Io ero un giovane ragazzo di bottega che andava a rubare sul set, andava a vedere, stare sul set con Elio Petri era una roba notevole, straordinaria. E questa battuta mi ha colpito, forse perché c'è dentro un pochettino anche il rapporto che ci ho sempre avuto con mio padre, forse perché c'è dentro una grande verità e basta, forse perché suona bene. Perché poi le cose devono anche suonare, no? Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie mille.